Commento al Vangelo nella solennità di Pentecoste. Carissimi, sono passati 50 giorni dalla risurrezione, 50 giorni dalla Pasqua. I discepoli sono riuniti nel cenacolo. Un vento forte invade la stanza del loro cuore chiuso, pieno di paure, pieno di fragilità, pieno di debolezze, pieno di buio. Il vento dello Spirito smuove il loro cuore, lingue come di fuoco scendono dal cielo e portano luce ovunque. È lo Spirito di Dio che accende le nostre vite. Spesso le sofferenze e le ansie provano a spegnere questo fuoco donato. Perciò manda questa forza, per far sì che mai si spenga quella fiamma. Gesù è asceso al cielo lasciando spazio alla freschezza e la libertà dello Spirito Santo che ci guiderà tutti alla verità. Questa è la promessa di Gesù: lo Spirito vi guiderà alla verità. Allora è qualcosa di prezioso che per gustarlo va svelato piano piano. Con Dio non esiste il punto, non si è mai arrivati, si è sempre in cammino. Questo è il dinamismo della fede. Lo Spirito è quel soffio di vento che spinge, sostiene, dà forza alla vela della nostra vita, salvandoci dalle tante onde ostili e dalle tempeste che spesso si abbattono su di noi e sulla nostra vita per farci cadere. Lo Spirito con forza ci orienta verso la verità, ci orienta verso la libertà. A tutti auguro una buona e serena domenica di Pentecoste.